Una giornata musicale di beneficenza per le comunità colpite dall'alluvione si svolgerà domenica 23 ottobre all'interno della Rocca Malatestiana di Fano, un concerto maratona composto da oltre 27 band e musicisti locali che suoneranno ininterrottamente dalle ore 14:30 del pomeriggio fino a mezzanotte. L'esibizione vedrà toccare tutti i generi musicali come il rock, il folk, musica italiana fino alla musica classica. Tutte le band del territorio alluvionato e non solo faranno un grande spettacolo alternandosi su due palchi con set da 15 minuti l'uno. Una partecipazione straordinaria perché non credo a memoria di nessuno che 27 band più 27 ospiti siano mai stati messi tutti insieme in un unico concerto. Quindi è un grande movimento di musicisti per un fine importantissimo che è quello della raccolta benefica. L'evento dal titolo Con il cuore nel fango ha come scopo di raccogliere fondi da destinare a tutte quelle località colpite dal forte maltempo dello scorso 15 settembre. Tra queste ci sono Cantiano, Pergola, Cagli e Serra Sant'Abbondio. Abbiamo pensato in giunta, raccogliendo poi anche l'input di artisti del territorio, che il comune di Fano per la propria vallata poteva fare qualcosa di più. Ed è così che è nata l'idea di mettere in piedi un concerto, un concertone l'abbiamo chiamato all'inizio, raccogliendo la disponibilità a tanti artisti del territorio, tante band di Fano ma anche dell'entroterra, Pergola, Cagli, Serra Sant'Abbondio, Sinigaglia, che vengono a suonare gratuitamente alla Rocca Malatestiana il 23 ottobre in un concerto che sarà un concerto veramente col cuore in mano, e l'abbiamo chiamato appunto Col cuore nel fango, per essere vicini e raccogliere fondi alle persone che adesso sono in forte difficoltà. Sono i nostri comuni vicini, sono i nostri amici, parenti, e noi dobbiamo esserci. L'ingresso è di 10 euro, mentre per i bambini l'accesso è gratuito. Inoltre sarà possibile devolvere una propria somma anche durante l'evento. L'importante è che ognuno di noi ci mette del suo per fare beneficenza a queste popolazioni. Ecco, per fare beneficenza sarà possibile tramite l'IBAN, che andrà direttamente alla Caritas diocesana, acquistando il biglietto di 10 euro della giornata di happening, di concerto, che si terrà domenica 23 appunto dalle 2 fino a mezzanotte, dove ascolteremo tutte le band locali, o sul loco sarà possibile anche acquistare dei gadget. Insomma, partecipare sarà importantissimo, e come Comune di Fano ci tenevamo appunto a creare qualcosa che, ecco, ci portasse vicino alle popolazioni colpite, ai comuni colpiti, che insomma che fanno parte del nostro territorio.